Allora, si tratta di uno stage formativo con Emily Armi, una ginnasta che ha partecipato al reality Ginnaste Vite Parallele, che è una ginnasta della Ginnastica Salerno. Devo dire che è una ginnasta di alto livello. E abbiamo deciso di fare questo stage formativo per dare la possibilità alle bambine sia di crescere dal punto di vista del livello tecnico, ma anche per dare a loro un'innovazione, quindi potersi allenare con una ginnasta di un certo calibro. E quindi sarà con noi giorno 30 novembre e 1 dicembre, due giornate dedicate a tutti i tipi di livelli che abbiamo in palestra. Con noi, oltre ad esserci noi, c'è anche un'altra società che proviene da Favara. Quindi diciamo che anche lei era interessata a partecipare, insomma, e a far vedere anche alle loro ginnaste determinati tipi di allenamento e soprattutto delle chicche che magari ci può dare lei, che insomma, ha una certa esperienza. L'obiettivo è sempre quello che diciamo noi, quello di migliorarci, quindi anche far venire lei per noi, diciamo che è una maggiore qualità che diamo al nostro lavoro, perché magari due giorni, due appuntamenti non sono pochi, però poi quello che noi lo sfruttiamo, diciamo, durante i nostri allenamenti. Cosa in particolare in questi due giorni ha regalato la vostra ospite al gruppo di lavoro? Allora, i gruppi base ha regalato diciamo, l'importanza del lavoro di base, che è molto importante, che anche lei cura molto la psicomotricità e gli schemi motori di base, ma molto anche la parte coreografica, che c'è ancora tanto da lavorare, mentre con il gruppo agonistico già lì, oltre a vedere la parte coreografica, siamo andati a vedere elementi tecnici sui vari attrezzi. Questa palestra dove vuole arrivare? In pochi anni, come dire, ha fatto successo su successo e è cresciuta tantissimo. Sì, in pochi anni ha fatto dei vari successi, ma ci auguriamo che dietro questi successi ci siano altri, come quello anche di avere una nostra sede. Questo diciamo è l'obiettivo principale, che anche se impiega molto tempo, ma noi comunque non ci sfiduciamo, ecco. Sono molto felice di essere qua oggi, ospite della società Ginnastica Scicli, e sono contenta della fiducia che mi hanno dato. Sono venuta qua per arricchire il loro bagaglio tecnico e stiamo facendo un ottimo lavoro. Sono molto felice anche del numero che ha aderito allo stage, questa è una prova che questo sport è molto seguito qua in Sicilia. Le ragazze come si sono comportate? Questo è il primo giorno, ci sarà il secondo giorno. Quale considerazione ti viene da fare così nella immediatezza? Sì, allora, questo è un gruppo molto giovane, le ragazze sono emozionatissime e stanno provando a seguire tutto l'allenamento, sono state molto brave. Domani andremo avanti con un programma di agonismo e ci aspettiamo. Possiamo parlare un po' di te, quali gli appuntamenti, quali sono stati i momenti più importanti degli ultimi tempi per te? Sì, allora io gareggio in Serie A, quest'anno abbiamo vinto il titolo del campionato di Serie A2, siamo passate in A1, che sarebbe la massima serie per quanto riguarda la ginnastica artistica, e adesso il 1° febbraio ci sarà la prima tappa del campionato. Soddisfatta per quanto riguarda il tuo lavoro, i tuoi obiettivi? Sì, molto soddisfatta, non ce l'aspettavamo questa vittoria e speriamo che anche quest'anno sia un buon anno.